Fabio Giulianelli, uno scudetto straordinario? Ma tutte le vittorie sono belle, soprattutto lo scudetto c'ha un sapore sempre di un risultato, di un successo che premia un anno, che premia, ma quest'anno c'ha un qualcosa di diverso, perché il fatto contingente di viverlo in un momento che l'esterno ci portava a perdere la concentrazione, l'avevamo detto all'inizio del campionato, cercare in tutti i modi di mantenere la concentrazione, l'abbiamo tutelata, l'abbiamo... Presidente Sileoni, una stagione complicata per tanti motivi, conclusa con una grandissima vittoria. Forse proprio per questo è ancora più bella questa vittoria, perché comunque è maturata dopo una stagione in cui ci sono state delle difficoltà che abbiamo grandemente superato, appunto con poi una vittoria finale così veramente pazzesca, secondo me. Non è riuscita a seguire la squadra in tutte le partite, soprattutto quelle in trasferta. Quanto è stato sofferto questo scudetto rispetto ai precedenti 5? Tantissimo, cioè è uscita fuori tutta la mia anima da tifosa, devo dire la verità, perché ero a casa con i pieghevoli murato, le cose, cioè mi hanno chiamato i vicini di casa perché comunque urlavo troppo, è difficile vederle dalla TV, decisamente difficile, specialmente quando si è abituati a vederle dal vivo sempre. Una vittoria non solo dei campioni che sono andati in campo, ma anche di una società, di una proprietà che investe in questo sport da tantissimi anni e che negli ultimi 3 anni soprattutto ha raggiunto dei risultati incredibili. Abbiamo proprio dimostrato che la mentalità aziendale si è trasferita in pieno in ciò che riguarda la squadra, e questo è essenziale perché la Lube azienda cerca sempre di primeggiare nel suo campo, che sono le cucine, e altrettanto la squadra di pallavolo cerca di primeggiare in quello che la riguarda, cioè appunto il gioco della pallavolo. Grazie. Via. Albino Massaccesi, l'ennesima stagione difficile, ma anche l'ennesima stagione straordinaria della Cucina Lube Civitanova. Vittoria della Coppa Italia e dello scudetto con in mezzo tanti ostacoli che questa squadra e questa società ha saputo superare alla grande. Sicuramente in una stagione così difficile arrivare a tutti e due i successi penso che sia il massimo che può fare una società. Credo che i ragazzi siano stati anche bravissimi per tutta la stagione, si sono comportati nel modo più intelligente. Siamo una squadra che ha avuto solo 2 piccoli problemi di Covid, il resto mai. I ragazzi sono stati bravi da questo punto di vista. È evidente che in una stagione come questa abbiamo bissato comunque uno scudetto. Perché bisogna anche dire che è 15 anni che una squadra non vince lo scudetto per 2 anni consecutivi. Noi siamo riusciti a farlo con il rimpianto dall'inizio del campionato, forse di aver buttato via qualcosa alla fine della stagione scorsa. Perché dobbiamo ricordarci che a fine stagione scorsa eravamo in finale scudetto e in finale di Champions League. Questo è un dato di fatto. E forse potevano essere anche 3 consecutivi. Quindi aver ottenuto questo risultato credo che sia il massimo che si può chiedere a questa società, che è da tantissimi anni che programma esclusivamente per arrivare a questi risultati, e quando questi arrivano sicuramente il merito è anche della società oltre che dei ragazzi. Grazie. Beppe Gormino, uno scudetto straordinario dopo una stagione, a conclusione di una stagione, possiamo dirlo che ci ha visto superare tantissimi ostacoli, no? Ci ha visto e ha visto tutta la pallavolo, al quale vanno i complimenti, superare tanti ostacoli, perché è stata una stagione veramente complicata per tutti, per noi in particolare. È però uno scudetto anche delle scelte, anche se a volte impopolari, tristi, ed è uno scudetto nel quale dobbiamo comprendere e ricordare anche i meriti di Fefe De Giorgi, perché quando si rompono alcune cose non ci sono colpe, non ci sono responsabilità, o almeno non sempre, non nel nostro caso, però qualcosa andava cambiato e quindi l'abbiamo fatto trovando una squadra più tonica che ha giocato battendo tutte le avversarie più forti, tutte, e quindi dopo Modena
e quella è stata metà del nostro scudetto, no? Modena senza Di Cecco e Leal secondo me è stato metà scudetto, poi Trento, poi Perugia, credo che il merito sia lampante, quindi questi ragazzi, questo gruppo che purtroppo non sarà più così dal prossimo anno, abbia chiuso un ciclo che li ha visti protagonisti, ma straordinari protagonisti. Ecco, negli ultimi 3 anni questa squadra ha vinto 2 scudetti, 2 Coppa Italia, 1 Champions League e 1 Mondiale per club, ogni anno cambiando, prima lasciando andare Sokolov, poi rimpiazzando Bruno. C'è molto di Beppe Gormio anche in queste vittorie, indiscutibilmente, visto che sei l'uomo mercato. Io dico sempre che sì, ma io ho fatto delle scelte e sono contento di averle fatte. Alcune sono state delle scommesse che ho difeso strenuamente, come quella di Ryklyski, che chiaramente era, dopo Sokolov, destinato a soffrire. E quella di De Cecco era una scommessa più facile da vincere dopo Bruno, perché era il migliore sul mercato, quindi questo bisogna ringraziare la Lube. Comunque mi ha messo in mano sempre le carte per poter giocare da protagonista, e tra l'altro non scopro nessun altarino se dico che ogni scelta fatta dal sottoscritto è condivisa dalla proprietà, da Fabio Giulianelli, cioè lui si vede poco ma incide tanto su quello che tutti noi facciamo. È una persona assolutamente straordinaria, come la nostra presidentessa Simona. Con Fabio c'è anche, diciamo, la gestione della parte e delle responsabilità tecniche, quindi sono contento perché abbiamo cambiato tanto, hai ragione tu, e a volte abbiamo deciso di non cambiare e abbiamo fatto bene. Cambieremo anche il prossimo anno, perché poi a volte quando scegliamo bene qualcuno viene e prende. Ho visto che Modena sta tentando di fare la Lube 2, no? E giustamente, perché la Lube ha funzionato e quindi ha portato là tanti giocatori, da Maica a Stankovic a Leal, che andrà a giocare lì, a Grebennikov, ce ne sono tanti di ex giocatori della Lube. Evidentemente in questi anni abbiamo scelto bene, seminato bene, giustamente chi è attento al mercato qualche pezzo raro ce lo porta via, e bisogna saper accettare anche questo. Lo abbiamo chiesto a tutti, lo chiediamo anche a te, a chi dedichi questo scudetto? Io l'ho sempre dedicato alla proprietà, perché ritengo che se ho la fortuna di fare questo mestiere è grazie alla Lube. Quindi per una volta voglio cambiare, lo voglio dedicare a una persona speciale che è mia figlia, che quest'anno è venuta a lavorare e a darmi una mano, ma soprattutto a vivere con me. E quindi lasciatemi per una volta una dedica romantica per una ragazza di 21 anni, Gaia, che sono orgogliosa abbia potuto vivere questi 2 successi a mio fianco, ed è stata sempre la prima persona che ho abbracciato. Lei è venuta a lavorare e a darci una mano e ha fatto il suo dovere. Bene. E sono contento, lo dedico a lei. Grazie, Beppe.